Domenico Mileto nasce a Firenze nel 1959. Dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto Statale d'Arte di Porta Romana a Firenze e aver frequentato l'Accademia d'Arte Richard Ginori di Sesto Fiorentino, intraprende giovanissimo l'esperienza di artista con studio proprio. Ha partecipato a numerose mostre collettive e rassegne d'arte. Nel 1982 a Viareggio ha vinto il primo premio internazionale per la grafica Carnevale di Viareggio e Margottiana. Ha partecipato a numerose mostre personali a Firenze, Prato, Siena, Viareggio, Arezzo e negli Stati Uniti d'America. Nel corso degli anni, le sue esperienze sul campo a livello internazionale e dopo tanto duro e appassionato lavoro lo fanno entrare lentamente nella grande committenza. Ritratti, murales, trompe-l'œil, affreschi hanno trovato collocazioni prestigiose, come ad esempio le 5 grandi opere che si trovano all'interno del Palazzo del Duca Amedeo d'Aosta, località Il Borro, in provincia di Arezzo, proprietà della famiglia Salvatore Ferragamo, oltre ai ritratti di James e Salvatore Ferragamo. Ha eseguito inoltre il ritratto a grandi personaggi nel mondo dello spettacolo e dello sport, fra i quali il grande cantautore Fabrizio De André, Pierangelo Bertoli e il grande calciatore, campione mondiale del 1982, Paolo Rossi, nonché altri innumerevoli ritratti a personaggi dell'industria e dell'alta aristocrazia. Ha eseguito grandi murales e trompe-l'œil in prestigiosi ristoranti e ville patrizie fiorentine. Attualmente sta terminando diverse opere pittoriche, fra le quali una, in particolare, che verrà esposta all'interno della chiesa di Santa Croce a Firenze. La bottega dell'Arcimboldo nasce anche come scuola da un progetto che il maestro e fondatore Domenico Mileto ha desiderato fortemente, potendo così condividere la sua esperienza di artista tramandando il mestiere di pittore come veniva fatto nelle antiche botteghe rinascimentali. Un progetto umanistico di grossa responsabilità che lui ed i suoi collaboratori e maestri d'arte si sono assunti con grande entusiasmo.